Di solito tutto comincia con un trafiletto, di quelli incolonnati al margine di una delle fitte pagine di cronaca locale. Tra la notizia di una linea d'autobus sospesa e quella del sequestro di 1000 borse contraffatte, occhieggia un breve titoletto che allude con disinvolture un pizzico di cinismo a una vita che si è spenta. A essere fatale a Lucia, 22 anni, uno stupido incidente domestico. Eppure, forse, negli spazi bianchi tra queste poche righe si annida una storia diversa, insospettabile. Una storia di tradimenti, bugie e delitto. Sono le storie di cui mi interesso, quelle che la gente chiama fatalità. Un urto violento che le procura una profonda ferita alla testa ma le fa solo perdere conoscenza. La morte sopravviene dopo una lunga agonia, per dissanguamento. Questa è Lucia, in una delle tante foto del suo blog, una sorta di diario pubblico in cui conservava i suoi pensieri più intimi, le immagini dei momenti felici. Le ultime sono di 2 giorni fa, un video del suo addio al nubilato. Sì, perché fra 3 giorni Lucia avrebbe sposato Fabio, il ragazzo che amava fin dai tempi del liceo. Ma è bastata una banale caduta a spezzare per sempre il loro sogno. È stato proprio il fidanzato ieri sera a mettere in allarme il padre della ragazza, dopo aver cercato di contattarla al telefono per ore, inutilmente. Quando i genitori di Lucia sono arrivati nell'edificio che vedete alle mie spalle, era già troppo tardi. A volte, con un po' di pazienza, riesco a rintracciare nella vita delle vittime dei segnali inquietanti, trascurabili di per sé, ma significativi se messi in relazione ad altri eventi. E allora, davanti ai miei occhi, si dipana tutto ad un tratto una realtà ben diversa. Ci raccontano di lei. Per tutte le persone che la conoscevano, è impossibile pensare che ora Lucia non ci sia più. Soprattutto per Fabio, che ha trovato la forza di accompagnarci in quest'ultima visita a casa del suo amore perduto. È un momento difficile. Come ti senti, Fabio? Non ho più pace. Se penso che me ne stavo al lavoro, intanto lei moriva in questo modo. Non rispondeva al telefono. Se mi fossi insospettito subito, avrei potuto avvertire i suoi. E i medici allora avrebbero potuto fare qualcosa. Scusate. Gli italiani sono un popolo di disattenti e la casa, considerata il luogo più sicuro, si rivela invece ricca di insidie. Non capisco ancora che cosa, ma c'è qualcosa di strano in questo filmato. Che provocano circa 8000 morti. Eppure, forse nessuna morte è così tragica e beffarda come quella che è toccata a Lucia. La storia è toccante, per carità, ma con una nota stonata: il promesso sposo. Ho la sensazione che ci tenesse troppo a precisare che si trovava al lavoro al momento dell'incidente, e io ho una predilezione per le scuse superflue. A pochi passi dal posto dove lavora Fabio, proprio sulla stessa strada, si trova un istituto bancario. E dove c'è una banca, ci sono telecamere di sicurezza. Spesso questi sistemi prevedono la possibilità di accedere ai video di controllo a distanza, in remoto. In remoto significa in rete. In rete significa a mia disposizione. Ci siamo. Guarda, guarda. Questo però non l'avevi detto nell'intervista. A quest'ora probabilmente Lucia è ancora sotto la doccia. E tu dove te ne stai andando così di fretta, Fabio? Eccoti di ritorno, meno di mezz'ora dopo. Perché ti sforzi tanto di sembrare disinvolto? Quanto dista il tuo call center da casa di Lucia? Nemmeno 1 chilometro. Ti bastano 5 minuti. Hai avuto tutto il tempo per uccidere la tua fidanzata. Ma perché lo hai fatto? È ora di tornare a quelle immagini, a quel dettaglio che sembra sfuggirmi. Aspetta un attimo.
L'orologio non lascia dubbi. Anche se nel servizio le immagini sono montate in ordine inverso, c'era una pendrive attaccata al portatile di Lucia durante la tua intervista. Ma subito dopo, puff, sparisce. Perché l'hai portata via? Cosa conteneva? Voglio verificare una cosa. Cosa fai roteare tra le mani? Non sarà mica quella pendrive. La prova definitiva che sei stato a casa di Lucia quel giorno. Cosa devi mostrarle con tanta urgenza? Cosa hai messo in quella pendrive? Di certo, qualcosa che devo vedere anch'io. Dunque, vediamo un po'. Che fretta avevi di cancellare questo messaggio? Se riuscite a credere che riesco a entrare nel sito di una banca, non dovreste meravigliarvi di cosa riesco a fare con il server di un blog? Non è qualcosa che hai scaricato, è qualcosa che ti hanno mandato. Lasciami vedere. Ora so cosa è successo. So cosa hai fatto, Fabio. E perché? Grazie a lei. Arrivederci. Alle 14.30 senti la mancanza di Lucia. E poi sei un po' geloso. Come sarà andato l'addio al nubilato? Ma Lucia, in quel momento sta togliendosi di dosso i brutti ricordi del giorno prima. Forse è per questo motivo che si è affrettata a mettere online le foto della festa, per convincersi che non è successo niente di male, che non c'è niente di cui pentirsi. Solo una festa innocente, come doveva essere. Poco prima della tua lunga pausa sigaretta lasci un messaggio sul blog di Lucia. Poi vai sul tuo, controlli se qualcuno ti ha scritto. Proprio in questo istante ti accorgi che hai ricevuto un nuovo messaggio sul tuo blog. Un regalo di nozze malizioso e feroce, confezionato da mani premurose. Sei sconvolto, tanto da decidere che non sei disposto ad aspettare la fine dell'orario di lavoro per regolare i conti. Ma prima di allontanarti ti assicuri che nessun altro possa vedere quel video. È solo perché non potresti sopportare anche questo, lo so. Non hai premeditato niente. Lucia è appena uscita dalla vasca quando arrivi. Mancheranno 5 minuti alle 3. Dove cazzo è? Non le dai modo di spiegarsi. Non ascolti quello che ti dice. In realtà non ti interessa. Dov'è ieri sera? Vuoi metterla di fronte all'evidenza. Vuoi inchiodarla. Ma come ti permetti? Cosa hai? Ma è schifo. Sei un ladro. Non ci dobbiamo sposare. Forse Lucia ha tentato di negare. Ti avrà anche detto che eri pazzo. Quando vede quello che hai da mostrarle, sono certo che prova a spiegarti che era ubriaca, che non era in sé in quel momento. Non sono. Chi è questa? Non sono io. Non sei? Avevo paura. Ascoltami, ero ubriaca. Eri ubriaca? Sì. Ma tu a questo punto non hai alcun interesse a capire. Vuoi farle del male, in un modo o nell'altro, vuoi la tua vendetta. È qui, in questo istante, che devi decidere se sei un vigliacco o no. Se ti interessa di più la vita di Lucia o il tuo quieto vivere, potresti chiamare aiuto, salvarle la vita forse, ma hai fatto un'altra scelta, quella sbagliata. La polizia in genere non presta molta attenzione ai dettagli. Allora devo condurli per mano fino a quel particolare che gli è sfuggito. Magari con una lettera anonima, che parla di una certa pendrive e del suo contenuto. Ma vi sbagliate. Se credete che mi do tanto da fare per spirito di giustizia, no. Non sono diverso da Fabio. Anche io cerco solo la mia personale vendetta.